La cosa più bella che mi è piaciuta è quando Ilaria ci ha spiegato che il bullismo è una cosa cattiva e volgare. Con la semplicità dei loro anni, gli alunni della scuola elementare Sant'Etani di Arezzo hanno perfettamente capito che cos'è un bullo e adesso sanno difendersi. Che si prende in giro, che si picchia, che non si vuole bene nessuno, che si pensa che qualcuno è diverso da un altro e si prende in giro. A spiegarglielo in classe è stata la giovane Ilaria Bidini, diventata anche Cavaliere della Repubblica per il suo impegno contro il bullismo e il cyberbullismo. Perché è giusto che imparino i bambini fin da piccoli che comunque ci vuole sempre rispetto, che la violenza in rete, soprattutto anche quella verbale, a volte fa molto più male di quella fisica. A conclusione di questo progetto, portato avanti dalla cooperativa sociale castiglionese, è stato presentato questo pulmino che adesso porterà in giro Ilaria per tutta Italia contro il bullismo. A dare il nome al mezzo a quattro ruote sono stati proprio gli studenti. Ilaria ha i capelli rosa. E come si chiama quindi? Colorina a zig zag. La cooperativa, incontrando Ilaria, ha voluto sostenerla in questa sua iniziativa che, oltre ad essere personale, diventa ovviamente un'iniziativa a un valore più ampio, e siccome l'impegno della nostra cooperativa è quello appunto di agire attivamente rispetto alle dinamiche sociali che investono nel nostro territorio e non solo, abbiamo deciso di sostenerla anche economicamente. Oggi per noi sei colorina. Grazie, mi devo colorare un po' di più i capelli, però dai, lavoro in corso.